Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Il nostro meetup di sabato secondo me ha portato molto bene, dovremmo farlo più spesso perché ho visto che oggi il mercato è particolarmente verde. C'è stato un bel salto di Bitcoin, una bella candelona corposa accompagnata da volumi pazzeschi che ha rotto ben due resistenze significative, una delle quali addirittura è significativa su time frame settimanale. Quindi era di dovere oggi fare un'analisi intermedia, anche se non è venerdì, perché va la pena andare a inquadrare il movimento in corso, andare a capire quali sono le sue implicazioni e aggiornare un po' la propria operatività, le proprie posizioni, tenendo d'occhio i nuovi livelli che diventano significativi ed importanti. Oggi l'analisi si concentra innanzitutto sulla capitalizzazione, quindi andiamo a vedere come si sta inquadrando il mercato globale delle cripto su breve e su medio termine. In seguito andiamo a dare un'occhiata nello specifico a Bitcoin, Ethereum ed EOS, che sono le tre monete più calde in questo periodo, e un'occhiatina breve a Komodo, visto che so che vi interessa e qualcuno di voi la segue, io tra di essi. Vi ricordo che se apprezzate i miei contenuti mi potete lasciare un like al video che mi fa tantissimo piacere e commentate con la vostra opinione sull'analisi e sul mercato per incentivare la discussione. Ora seguitemi e andiamo a dare un occhio ai nostri grafici. Prima di iniziare a dare un'occhiata ai grafici vi voglio presentare una notizia che so che vi interesserà, perché so che molti di voi utilizzano l'exchange KuCoin per fare trading sulle altcoins. Questo exchange ha appena terminato oggi stesso il suo aggiornamento alla versione 2.0. Questa versione ha introdotto numerosi miglioramenti dal punto di vista in particolare della user friendliness e della sicurezza. Oggi diamo un'occhiatina veloce a queste novità e poi magari venerdì, che avremo più tempo nel live, che è appunto più lungo, ci spenderemo qualche parola in più se sarete interessati. Oltre naturalmente all'exchange ci sono dei miglioramenti, anzi dei rinnovi totali delle applicazioni mobile, sulle quali ho ricevuto veramente ottimi feedback. Secondo me sono un po' il punto di forza. Come vi dicevo, i fronti sono user friendliness e sicurezza. In particolare l'exchange diventa molto più customizzabile, offre la possibilità di inserire degli alerts, adesso ve lo mostro, guardate, si presenta così, è possibile, vedete, andare a creare delle finestre multiple sulle quali andare a inserire ad esempio più grafici contemporaneamente. Come vi dicevo, è possibile inserire alerts dove si viene notificati qualora il prezzo varchi una certa soglia. Poi vedete, abbiamo buy e sell su ognuna delle finestrelle, e inoltre sono stati introdotti dei nuovi ordini. Vedete, in particolare finalmente è stato introdotto l'ordine stop, lo stop loss, e inoltre ci sono alcune opzioni avanzate per gli ordini. Cosa interessante, che ve lo volevo dire, soprattutto quello che so che è la cosa che magari vi interessa di più, è che c'è un periodo promozionale a zero fees fino al, adesso ve lo dico subito, mi pare che sia per 2 o 3 giorni, fino al 21 febbraio, eccolo. E quindi insomma andate a darci un'occhiata, che ha il suo perché questo exchange, finalmente è stato un po' ristrutturato, ci voleva. Per la sicurezza invece sono state introdotte alcune features come una password per il trading, quindi quando si accede per poter fare trading occorre un'altra password. Inoltre è possibile ad esempio frizzare un account per se si sa che non lo si utilizza, insomma cose di questo tipo. Venerdì esploreremo più in profondità, non voglio togliere altro tempo alle analisi di oggi. Andiamo ad osservare stavolta come primo grafico quello della capitalizzazione. Ultimamente ho preso un'abitudine che è quella di utilizzarlo un po' come se fosse un indice, quindi una sorta di Standard & Poor's 500, l'SPX del mercato cripto, perché a tutti gli effetti la capitalizzazione totale, andando a compattare un po' tutti i crypto assets nel loro andamento pesato chiaramente per la capitalizzazione, va a darci un'idea panoramica del mercato in che direzione sta andando, quindi se siamo in una fase fortemente bullish o bearish, e soprattutto gli andamenti nei diversi orizzonti temporali, quindi sul breve, sul medio periodo e quant'altro, anziché solo di Bitcoin o solo delle altcoins, media un po' tutto quanto e quindi ci riesce ad aiutare a impostare l'operatività.
sui vari appunto time frames. Poi chiaramente per andare a impostare gli esatti livelli di entrata e di uscita non si può ragionare qui, ma si andrà a ragionare sui singoli asset, però ci dà una grossa mano e oggi cerco di farvi vedere un po' anche questo. Guardate, innanzitutto c'è questo costrutto qui sulla capitalizzazione che, guardate, ve la faccio vedere un po' più dalla distanza perché ci aiuta a capire il quadro generale un po' meglio, che qualora venisse rotto a rialzo, vedete, ha un forte potenziale di reversal, perché abbiamo una resistenza molto forte sopra, testata parecchie volte, guardate, addirittura qua ci abbiamo congestionato sotto, poi ci ha respinto nuovamente e adesso ci stiamo nuovamente dirigendo proprio lì. Quindi è una resistenza veramente, veramente significativa. Qualora venisse rotta e quindi venisse completato questo reversal pattern sul breve periodo, avremmo innanzitutto, vedete qui, un higher low, che quindi ci dà forza, e in secondo luogo appunto la rottura di questo costrutto qui ci proietterebbe direttamente come target in questa area rossa, quindi un target ragionevole della capitalizzazione sarebbero 200 miliardi una volta completato appunto questo reversal pattern. Questo ovviamente è sempre sul breve periodo, perché valgono poi gli stessi ragionamenti che abbiamo sempre fatto per Bitcoin, ovvero se andiamo a guardare il grafico un po' più dall'alto notiamo immediatamente come su medio periodo questo sia solo una piccola briciola e sia necessario tracciare un higher high su time frame settimanale, quantomeno, quindi andare a rompere quest'area a rialzo per avere un'effettiva inversione anche di orizzonte temporale maggiore, quindi del trend cosiddetto primario. Fino ad allora ci troviamo in un contromovimento, quindi questo diventa un target per l'eventuale contromovimento rialzista in mercato bearish generato dal breakout di questa costruzione qua. Oltre a, giusto per sfizio, oltre alla capitalizzazione vi faccio vedere anche la dominance di Bitcoin, che è un grafico disponibile anch'esso su candele, quindi analizzabile a tutti gli effetti, e non è da trascurare secondo me, perché un po' di trend analysis sulla dominance di Bitcoin ci aiuta a capire se vale la pena oppure no, e soprattutto se vale la pena tanto o poco operare sulle altcoins. Mi spiego meglio. In una fase di questo tipo, secondo voi vale la pena operare sulle altcoins? Assolutamente no, perché la dominance è in crescita e quindi le altcoins crescono, cioè il ratio altcoins Bitcoin è in diminuzione in media. In una fase come questa è profittevole, ma non vuol dire nulla, può esserlo sì come no e quindi non ci dà nessuna informazione. Al contrario, se ad esempio dovessimo andare a bucare questo supporto, vedete, ci stiamo provando, e quindi magari innescare un nuovo downtrend della Bitcoin dominance, potrebbe generarsi una nuova cosiddetta alt season e quindi varrebbe la pena sì entrare un po' in altcoins. Questa è una chicca, giusto, aggiunta alle analisi che si possono fare. Adesso andiamo a vedere Bitcoin, quindi andiamo a passare ai casi specifici, avendo capito che siamo veramente sull'orlo dell'innesco di un movimento rialzista di breve dell'intero mercato. Grafico della capitalizzazione. Bitcoin si presenta così, si presenta molto bene a dir la verità. Vi ricordate, avevamo individuato questo supporto, che prima era una resistenza, dal grafico settimanale addirittura, questo a valenza di ampio time frame, perché vedete c'è questo taglio, questi due tests e la genesi di questa zona di congestione, che ora è un supporto, è avvenuta proprio qui in corrispondenza di questi due order blocks. Vi ricordate, ne avevamo parlato un po' di tempo fa. Questa resistenza effettivamente è stata bucata al rialzo qua e questo era già un bel segnale, perché avevamo anche del bel volume, vedete, oltre a tutti i discorsi del movimento ribassista che stava perdendo vigore, ma non li sto a ripetere. Questa candela dava un po' di speranza e quindi poteva accendere una scintilla long, come l'avevano chiamata, di un barlume di speranza di long sul breve periodo, per sfruttare un eventuale breakout che poi c'è stato, aprendo una posizione molto profittevole, perché vedete, bastava piazzare lo stop loss qua sotto e seguire l'eventuale crescita, oppure appunto se dovesse essere andato male, quindi se avessimo tracciato un lower low, ci avrebbe chiuso la posizione in stop loss. Niente di nuovo ultimamente. Quindi
Ricapitolando, la posizione era impostata più o meno così. Allora, io sono entrato un po' più in alto di qua, avevo lo stop loss qua e come primo target che ho fatto take profit oggi avevo questo livello di resistenza. Questo livello di resistenza anch'esso ha valenza settimanale. A valenza settimanale ve lo mostro subito. Perché, vedete, è questo taglio qui, tra la chiusura e l'apertura della successiva, e quindi appunto è stato generato esattamente da qui. Poi andando a zoomare su time frame giornaliero si riconferma perché, vedete, qua è stato utilizzato, qua ancora, qua più volte, vedete, ha fatto da linea di demarcazione, poi è un po' il punto medio di questo range. Sinceramente non mi aspettavo la sua rottura così violenta, quindi il fatto che abbiamo bucato non una ma due resistenze, chiaramente se la candela poi chiude qua sopra, dà veramente tanto momento rialzista al mercato e mi fa ancora venire più voglia di seguire il movimento facendo un po' meno take profits, quindi sposta il target ancora più in alto e aumenta anche la possibilità di rottura di quest'altra resistenza qui, che è l'ultima che ci separa poi da quest'area che è abbastanza vuota e quindi da una situazione analoga a quella che avevamo ipotizzato qua, appunto sempre in caso di breakout, ovvero un target posizionato esattamente qui in quella che ho definito short zone. Andiamo per gradi però. Come ci si può comportare adesso? Allora, secondo me, vi dico quello che faccio io, che ho fatto io. Innanzitutto, il fatto che c'è questa candela qui e non è ancora chiusa mi induce ad aspettare la sua chiusura. Nonostante ciò, il volume è molto alto e quindi mi fa ben sperare, nonostante appunto non sia ancora chiusa la candela e tutto possa succedere. In verità, l'unica cosa che ho fatto oggi è il take profit a questo livello qui. Solitamente il take profit ha lo scopo di escludere il rischio di trade, ovvero se poi il trade dopo il take profit si ribalta e va a colpire lo stop loss, esco in break even. Lo scopo solitamente è quello. In questo caso il fatto che il risk reward della posizione, naturalmente con questo take profit, fosse circa 1.2, poco meno, mi faceva capire che dovevo chiudere più o meno il 40% della posizione affinché in caso di reversal e poi di rottura dello stop andassi in break even. Attenzione, è possibile applicare una variazione a questa cosa. Come? Aggiungendo al take profit durante il percorso lo spostamento dello stop loss. Vedete, in questo caso si potrebbe essere andato a formare un nuovo low, un higher low a tutti gli effetti. Vedete, qua abbiamo il primo low e questo sarebbe l'higher low. Quindi acquisisce senso, qui io a dir la verità aspetterei almeno un paio di candele, quindi questa e un'altra domani, confermate chiuse sopra a questa resistenza per spostare lo stop e considerarlo un higher low a tutti gli effetti. Cosa significa? Che appunto lo stop da qui lo potrei spostare qui. In questa maniera io sposto anche il risk reward della mia posizione, il che significa che devo liquidare una parte minore del trade qua affinché io esca in break even nel caso di scatto di questo stop. In verità vedete che è così vicino all'entry che uscire in break even diventa quasi automatico e quindi posso chiudere un minimo di posizione. Da che cosa dipende il fatto del voler spostare o meno lo stop loss e di quanto chiudere in take profit? Dipende ovviamente dalla propria operatività. Io vi ho fatto il mio esempio perché ho detto che ho visto bucare due resistenze e quindi vedo un momento fortemente rialzista, quindi aumenta la possibilità che questo diventi già un higher low, perché qua abbiamo disegnato già un higher high, e di conseguenza mi viene appunto più voglia di aspettare a chiudere la posizione, ma piuttosto di seguire con gli stops, perché mi aspetto un potenziale rialzo più alto. Ovviamente se uno vuole essere più cauto invece deve dare preponderanza ai take profits, dipende tutto dalla propria attitudine e dalla propria strategia. Se uno non fosse ancora entrato, altra domanda da $1 milione, allora si presentano due resistenze che diventano due supporti a questo punto. Abbiamo uno che è questo e due che è questa. Chiaramente è presto per definire se ritraccerà il prezzo o se andrà avanti a suon di FOMO, quanto ritraccerà, e quindi occorre attendere il completarsi di questa gamba rialzista. Quindi occorre vedere cosa faremo domani,
Occorre vedere dove arriviamo quando si esaurisce il movimento rialzista, quindi quando si iniziano ad esaurire i volumi che accompagnano il rialzo, e andare a disegnare un ritracciamento lì sopra. E da lì in poi si potrà giudicare se vale la pena entrare qui, se vale la pena entrare qui, o se avremo rotto addirittura questa, e quindi se questa resistenza diventerà supporto e varrà la pena magari entrare lì. Ne parleremo nei giorni che verranno. Ora volevo andare a dare un'occhiata anche ad altre altcoins le quali vale la pena di discutere, che sono innanzitutto, ahimè, Ethereum, che io aspettavo bello contento qui se fosse ritornato, ma non lo ha fatto, ma invece ha rotto nuovamente a rialzo. E quindi che fare? Anche qua c'è il discorso di prima, bisogna attendere l'esaurirsi dei volumi e poi pescare il ritracciamento che ne verrà. Non ha nessun tipo di senso voler fare le cose di fretta, perché poi si rischia di rimanerci fregati. Ethereum è impostato davvero bene, perché ha tracciato, vedete, un IRI, avevano già fatto questi discorsi tempo fa, cioè negli scorsi video. Ha tracciato un IRI che è confermato rispetto a questo, ha una resistenza fortissima qui che se la buca davvero gli dà un momento pazzesco di rialzo, e quindi potrebbe addirittura andare a invertire il suo trend primario. Sarebbe davvero davvero interessante. È un costrutto molto grosso ed è proprio per questo che il suo impatto sarebbe veramente incisivo. Ahimè, per ora conviene stare a guardare e aspettare, perché entrare in un momento di foga di questo tipo è davvero davvero rischioso, lo sconsiglio proprio caldamente. Un'altra altcoin molto interessante è EOS, che è bollente in questi giorni, guardate che roba pazzesca. Io, vi ricordate, avevo fatto il discorso sui diversi entries e vale ancora. Ovviamente adesso abbiamo bucato quest'altro livello di resistenza, ahimè senza ritornare qui, sul quale io avevo aperto una posizione purtroppo dopo questi retest, e quindi me lo sono perso, e quindi adesso l'attenzione si sposta qua. Andiamo sullo scenario 2. Attenzione, occorre vedere almeno un po' di conferma di movimento qua prima di entrare su questo ritracciamento. Lo stop loss ovviamente diventa anche quello parte dello scenario 2, quindi un po' qua sotto. Entry e stop loss. Vediamo, sono curioso di vedere se buchiamo addirittura questo, che in quel caso lì saltiamo addirittura di uno scalino. Poi chiaramente nel tempo ci aggiorniamo le nostre analisi, perché non vi abbandono qui, è un momento caldo e vale la pena seguirlo. Guardate anche qua che volumi disumani. Infine, di interessante, anche se non così tanto dal punto di vista di prezzo, infatti non ci spendo molto, c'è NIO, perché c'è il DevCon in questo giorni, che è quella conferenza proprio su NIO che si è tenuta a Seattle, mi pare, e hanno annunciato tra le varie cose che vogliono aprire un ufficio a Seattle, e ci sono un po' di avanzamenti in vista. C'è NEO 3.0 che è stato annunciato, alcune caratteristiche, magari le approfondirò in un video dedicato, perché molti mi stanno chiedendo di NEO dicendomi è un po' morto, è un po' a rilento, e quindi voglio dedicare un video a NEO dove cerco di fare il punto, un po' come avevamo fatto su Ethereum a tempo suo, sugli sviluppi in atto. Quindi non perdetevelo, non ne parlo oggi per non mischiare troppe cose insieme, ma sarà assolutamente interessante. Infine c'è il buon vecchio Komodo, che tra spikes e mica spikes sta dando soddisfazioni. Guardate, abbiamo rotto, è una coin che seguo spesso e che so che anche molti di voi seguono con me, abbiamo rotto una resistenza veramente significativa, e questo ci darà una bella spinta secondo me. Purtroppo, vedete, Komodo è sempre accompagnato da fortissima volatilità, quindi estrema cautela. Aspettiamo anche qua, ovviamente, nel caso in cui non fossimo dentro, io ne ho accumulato ormai nei secoli dei secoli, però nel caso non si fosse ancora dentro conviene attendere la calma, insomma, perché guardate che situazione c'è in questo momento, e quindi anche qua è tutto quanto prematuro. Continueremo ad osservare il mercato anche nei prossimi giorni, seguitemi anche su Facebook per gli aggiornamenti appunto real time, e altrimenti appunto video dopo video, nel caso in cui si necessiti di aggiornare le analisi, lo farò di volta in volta. Ragazzi, vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!